Il problema è che nel momento in cui noi dovessimo andare a gara, con gli interlocutori che avremmo, non avremmo nessuna chance di uscirne, perché gli interlocutori sono multinazionali, sono finanziarie, sono mafie, sono soggetti che hanno enormi capitali che noi non abbiamo. Noi non potremo sicuramente difenderci, quindi noi saremo estromessi da un settore che abbiamo creato, che abbiamo portato fino a questo livello, e col quale abbiamo distribuito un sacco di ricchezza, perché tutto l'indotto che c'è nei nostri paesi, alberghi, commercio, gente che fa ombrelloni, sdraio, lettini, sono tutte persone che dipendono da questo settore. Sono più di 1 milione di persone che sono legate a questo carro, con i rischi che questo comporta. Come iniziativa è nata così, giusto per coinvolgere tutti, dai nostri clienti che partecipano con noi alla nostra protesta, perché sono i primi loro ad essere scontenti di tutto questo, perché i nostri stabilimenti balneari sono a conduzione familiare. Cosa significa? Significa che da noi vengono le famiglie che poi, con i figli, che poi i figli crescono e continuano a venire da noi. Sono generazioni e generazioni che vengono sempre qua, sapendo di trovare un certo ambiente, che tutti sono tutelati, eccetera, eccetera. Quindi loro protestano insieme a noi e sono ben contenti di farlo. Noi abbiamo voluto incominciare a dare un po' la mossa, diciamo così, a svegliare un po' anche gli altri e a far sì che anche gli altri adottino altre iniziative o anche la nostra stessa iniziativa in altri luoghi. E, al momento il nostro sindacato di categoria sta facendo comunque dei passi avanti, ha fatto dei manifesti, delle locandine molto importanti e molto giusti. Stiamo raccogliendo le firme sia dei nostri clienti, di chiunque voglia sottoscrivere, e questa noi abbiamo voluto partire per dare là, ecco. Da qui a 2015 spero che nasceranno altre iniziative e che continui così.